cercato lavoro agli inizi, ma facevano la solita domanda finale: lei pensa di sposarsi? E io dicevo non so, però può darsi, e non mi assumevano mai. Finché ho detto, però io non posso avere figli, e non era vero, me l'ero inventato. E così mi hanno assunto. Ada poi si è sposata, ha avuto anche due figli e 40 anni di carriera come top manager. Che pensione prende? 111.000 euro. Ogni mese sono 5.400 euro netti. Per le pensioni alte come quelle di Ada, la legge di bilancio ha previsto un taglio e il contributo di solidarietà sugli assegni che superano i 100.000 euro lordi l'anno. La sforbiciata non è ancora partita, ma arriverà presto e varrà anche per i mesi precedenti. La sua è una pensione d'oro? Ma no, ma scherziamo. Io sulla mia pensione pago 50.000 euro di tasse, quindi se proprio devo a recuperare del denaro, lo vado a prendere dagli evasori. L'assegno di Ada viene già tagliato di 25 euro al mese per il blocco della perequazione. A questo si aggiungerà a breve il prelievo di solidarietà, altri 70 euro al mese. In un anno dovrà rinunciare a circa 1.230 euro. Quando arriverà il taglio? Dopo le elezioni europee, immagino. Se no, perdono consenso gli attuali governanti. Molto facile tagliare le pensioni perché non te la danno e non la prendi. Però non è giusto. È tutto un sovvertimento del diritto.